di ciao saluta anche tu questa zebra piccolina che si chiama Zu. Barca di papà. Fra poco interromperemo il lavoro, Zu, e andremo al parco. Va bene, nonno. Wow! Oh, guarda, è la barca del tuo papà. Ci divertivamo un mondo con questa quando aveva la tua età. Ha solo bisogno di essere ridipinta e anche di due nuove vele. Tu disegna il contorno delle vele, Zu. Poi io taglierò le sagome per farne di nuove. Sì, nonno. Comincio a dipingerla. Nonno. Perfetto, Zu. Ora serve un po' di colla e del filo per fissarle bene all'albero. Ecco fatto, è quasi pronta, eh? Oh, oh, a quanto pare abbiamo finito la colla. Oh. Andiamo dal signor Zoe a comprarla. Poi faremo navigare la nostra barca. Fantastico, nonno! Ecco il capitano Puck! Salve, signor Zoe! Ciao, Zelda! Ciao, Zinnia! Ciao! Eccoti qui, Zu! Ehi, hai una gran bella barca! Oh, fammi vedere! Sai che anch'io ho una barca? Ha il motore ed è anche telecomandata! Ciao, Zu! Che barca fantastica! Era del mio papà! Proveremo a farla galleggiare al parco! Sì, la stavamo rimettendo a posto, ma ci siamo accorti di aver finito la colla! Usa questa! Perfetto! Facciamo una gara! Al mare! Sarà molto più divertente che al parco! Possiamo, nonno? Se proprio lo desideri! D'accordo, Zinnia, ci sto! Ci vediamo dopo! A più tardi! E vengo anch'io! Farò parte del Team Zu! Divertitevi! Faccio a competere con la barca di Zinnia. La sua è telecomandata. Andrà molto più veloce. Oh, Zu, la tua barca è piccola ma speciale. Devi solo pensare a divertirti. Anche questo era di tuo padre. Ora sei pronto a prendere il comando. Grazie, nonno. Ecco il capitano Zu. Ciao, Zu. Ci aspetti? Vincerò io perché la mia barca è molto più veloce della tua. Beh, non ne sarei così sicuro, Zinnia. Io sono il capitano Zu. Puck, la barca di Zinnia è veramente bella e sembra anche super veloce. La mia barca ti stupirà. Vedrai come sfreccia sull'acqua.
Oh, non preoccuparti, Su. Questa piccola barca ha vinto un sacco di sfide e ora è tornata come nuova. Lo so, rimane il fatto che non hai il motore. Significa che ha meno cose che possono rompersi. Le basta il vento e le onde per navigare. Allora partirete da queste rocce dove inizia l'insenatura e passerete sotto il molo. Il primo che raggiunge l'altro lato dell'insenatura è il vincitore. Ai vostri posti, pronti? Partenza, via! Hey! Che sta succedendo? Sta andando indietro! Sei già in testa, Su! No, ho capito! La sto manovrando in modo sbagliato! Avanti, Su! Non cercare di farla andare più veloce, Poc! No! È caduta una vela, Poc! Si è staccata una corda! Bravissimo, Poc! Uffa! Questo non è valido, però! No, mi spiace, Zinnia, ma la tua barca ha il motore. Su ha bisogno del vento per andare. Ci sono delle alghe! Fa attenzione, Zinnia! Va tutto bene, mammina! Non posso perdere altro tempo! La mia barca ce la farà! Devi spostarla in mezzo, Zinnia! C'è un passaggio senza alghe! Va bene! Grazie, nonno! Stai andando dalla parte sbagliata, Zinnia! Vai, Su! Ora hai staccato Zinnia di un bel po'! Sono riuscita! Attenzione, Su! Tieniti pronto! Sto arrivando! Ci vediamo, Su! Coraggio, Su! Non arrenderti! Non è ancora finita! Zinnia! Stai facendo ondeggiare la mia barca! Scusa! Non l'ho fatto apposta, Su! Guarda, Su! So che affonderà! Non posso guardare! È una barca forte, andrà tutto bene, tranquillo! Beh, se lo dici tu, nonno! Così va meglio! Ha smesso di dondolare! Te l'ho detto che sarebbe andata bene! Il vento la sta spingendo dolcemente! Continua così, stai andando alla grande, Su! Visto, Su? Sei in testa! Forte! Sta andando veloce! Sì! Guarda, Zack! Passa sotto! E vai! Dov'è? Non la vedo più! Nemmeno io! Si è bloccata! Dai, muoviti, barca! Dai, muoviti, barca! Tieni, Su! Oh, grazie, nonna! Niente, non ci riesco! Sì! 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 Sì, ho vinto! Ho vinto! Viva il team, Su! Bravo, sei stato in gamba, Su! La mia bella barca! A quanto pare Zinnia ha qualche piccolo problema. Andiamo ad aiutarla. Buona idea. Bravissimo, Su, hai vinto! Oh, sì, Su, ti faccio i miei complimenti, bravo. Grazie, zia Zelda. Hai bisogno di aiuto, Zinnia?
Sì, ti prego, la mia barca non va più dritta. Come faccio adesso a riportarla a riva? Ma lascia che ti dia un consiglio. Adesso spegni il motore, poi cercheremo di tirarla a riva con il rammo di Zoo. D'accordo, nonno. Ecco qua. Chissà se è proprio rotta o potrà ancora funzionare. Oh sì, funzionerà. Posso aggiustarla nel mio laboratorio. Davvero? Davvero, non devi dubitarne. Andiamo, ora l'aria di mare mi ha messo addosso un po' d'appetito. Se venite a casa nostra vi offro una torta di mele. Evviva! Gnam! Torta di mele! Nonno, potresti mettere anche qualche vela alla mia barca? Così la prossima volta che sfiderò qualcuno sarò sicura di vincere. Zoo e il pallone. Buongiorno, signora Zolly. Ciao, Zoo. State andando a giocare a calcio? Sì. Ci manca il quarto giocatore, signora Zolly. Si unisce a noi? Oh, no! Non ho portato le mie scarpette da calcio. Va bene, Puck. Puoi giocare anche tu. Ma ci serve un altro giocatore. Andiamo! Sì, ti prego! Mi piace giocare a calcio! Oh, sta attento, Zack! Scusami! Risparmia le energie per quando sarai in campo! Andiamo! Oh. A presto, signor Zoe! Vi auguro una buona partita! Buon salvataggio! Ops! Non pensavo che avessi un tiro così potente, Zack. Dove è andato a finire? Qui il pallone non c'è! Non dirmi che il pallone è sparito! Più o meno, ma ora l'ho ritrovato! Oh. E dov'è? Qui! Ma questo non è il nostro pallone! Oh, invece sì! Oh. Scusa, hai ragione. Bisogna metterlo nel bidone. Allora, che cosa ne pensi di questo, Zinnia? Non credi sia un articolo incantevole? Che cos'è, mammina? È una palla di vetro con la neve, guarda! Tempo ora, principessa. Bisogna che vada a consegnarla. Ma puoi venire con me se lo desideri. Oh, sì, grazie, papino. Mm-hmm. Passa, passa, passa! Tieni, Zack. Tu, Azu! Fallo di mano! Rigore! Cielo, sì, è rigore. Vuoi tirare tu il rigore, Zack? Coraggio, Zack! Papà, possiamo avere i due portieri? Sì, ma solo per questa volta. Oh!
schiacciato! Oh, sì! Gol! Complimenti, Zack, ma non credo che riuscirei a segnarne un altro. Eh? Perché no? Hai calciato il pallone lontanissimo. Oh, beh, forse è meglio che vada a recuperarlo. Sono una fattorina bravissima, non è vero, papino? Ma certo che lo sei, Zinnia, tesoro mio, molto speciale. Oh, ti prego, papino, possiamo andare al parco a giocare? Veramente avrei una consegna da fare. Oh, per piacere, papino, per piacerissimo. Oh, va bene, andiamo. Sì! Forza, papino, devi spingermi molto, molto in alto. Niente, non c'è nemmeno qui. L'hai trovato, Puck? Oh, è solo un lombrico. Oh, Puck, stiamo cercando un pallone, non dei lombrichi. Wow, ecco dov'è! È la seconda volta in un giorno! In alto! Sì! Per oggi penso che possa bastare, Zinnia. Oh, non adesso, papino, non fermarti, ti prego! Oh, come vuoi tu, zuccherino mio? Sì! L'ho trovato! Eccolo, l'ho trovato! Bravo, Zack! Oh, ti prego, basta, Zinnia. È ora di consegnare il pacco. Oh. E va bene, papino. Non c'è più! Che cosa? La palla di vetro con la neve! Oh, no! Eccolo! Ora possiamo continuare a giocare. Oh. Non è un pallone, beh, di sicuro non è un pallone da calcio. Sembra quasi un oggetto che appartiene a zia Zelda e zio Xavier, vero? Non sapevo che giocassero a calcio. Zack, questo non è un pallone. Oh, che peccato. Il sacchetto viene dal loro negozio. Sai che facciamo? Glielo portiamo. Va bene, ma il nostro pallone? Lo cercheremo più tardi. Sì, esatto, una palla di vetro in sostituzione. Avreste dovuto stare più attenti. E che Zinnia voleva andare sul dondolo? Sì, e cercate di fare in fretta, per favore. Non dobbiamo scontentare i clienti, non crede? Ma come avete fatto a perderla? La consegna non era lontana. Oh! Ciao, Zinnia! Ciao, Su! Ciao, Zack! Oh, zia Zelda, hai perso una palla di vetro con la neve? Rimanga in linea, per favore. L'avete ritrovata? Oh, vi ringrazio! Guarda, Zinnia! Sì! Sì! L'abbiamo trovata mentre cercavamo il pallone! Giocavamo a calcio, c'era un rigore per noi! Ho preso la rincorsa, ho tirato il pallone fortissimo e poi... L'abbiamo perso! Ecco! Beh, non so come ringraziarvi, davvero grazie mille! Allora, signora, per quell'articolo di ricambio, che facciamo? Lo confermo? Scusi, è tutto a posto, per cui devo disdire l'ordine. Piccoli, immagino che abbiate bisogno di un nuovo pallone. Sì! Forza, andiamo a prenderne uno. Saranno soldi ben spesi. Ehi, aspetta un momento. Chi fa la consegna ora? Se posso fare un giro al parco, vado io. Grazie, zio Xavier. È addirittura più bello dell'altro. Sono felice che ti piaccia.
Vorresti una partita? Perché no? Hai trovato un altro lombrico, Pock? Non è un lombrico, Zoo, è il tuo pallone. Bravo, Pock! Zack, lo vuoi tu il mio vecchio pallone? Forte! Sì, che bello! Ti ringrazio. Prendilo, Zack. E tu, Xavier? Che colpo di testa! Oh, scusa. Non sapevo fossi bravo anche a giocare a calcio, Xavier. Nemmeno io. Zoo e il galà dei castelli di sabbia. È proprio una bella giornata per il galà dei castelli di sabbia. Non vedo l'ora di ammirare tutti i lavori. E sono anche il giudice. Sarai un grande giudice, nonna. Vincerò io, vero? Beh, senti, Zoo. Stavo scherzando, nonna. Forza, Pock, prendiamo secchiello e paletta. Ecco qua, Zoo. Grazie mille, nonna. Oh, ci servirà anche la sdraio. Andiamo. Grazie, Zoo. Voglio fare un grande castello di sabbia con delle torri enormi. Io voglio fare un castello di sabbia come quello delle fiabe. Che bella idea! Lo faccio anch'io! Oh, e lo decorerò con delle conchiglie molto carine. Sì, anch'io! Oh, e ho anche portato qualcos'altro. Oh? Oh, dovresti vedere quanto è creativa la nostra Zinnia. Sai che alcuni dei castelli di sabbia che ha fatto sono straordinariamente stupendi? Sicuramente lo è. Ma mi aspetto che anche gli altri castelli di sabbia siano fantastici. Io farò il più bel castello di sabbia che sia mai stato fatto! Attenzione! Il galà dei castelli di sabbia sta per cominciare. Una raccomandazione. Divertitevi! Ricordatevi, potete decorare le vostre creazioni con qualsiasi cosa. Avete tempo fino all'ora di pranzo, quando faremo un picnic. Evviva! Oh, e non potete farvi aiutare dai grandi. Pronti? Essermi caduta la paletta. E adesso come faccio a lavorare la sabbia? Potresti usare una conchiglia, Zoo. Devi solo trovarne una grande. Sì, mi sembra un'ottima idea, nonna. No, troppo piccola. Grazie, Pock. No, troppo piccola. Perfetta! Guarda, degli abitanti del mare! Oh, sì! Molto interessanti, vero? Tornerò da voi più tardi. Ora devo andare a vincere il gran galà! Ricordo ancora agli adulti che è proibito aiutare i piccoli concorrenti. Brava, ottimo lavoro, Elsie! Fantastico! Cosa è successo? Oh, la tua sabbia è un po' troppo umida. Aggiungi quella asciutta. Bene, così si fa, Zoo. Bravo! Che c'è? Io non lo sto aiutando. Lo so che è contro le regole. Z,
Zinnia è un'artista eccezionale e piena di idee, anche con la sabbia. Vincerà sicuramente lei oggi. Non ho alcun dubbio, Zelda, ma l'obiettivo non è solo vincere. La cosa importante è che si divertano. Sono così felice di passare una giornata al mare. Oh, e anche per il picnic. E ora la mia sorpresa. Oh, delle fate per un castello da favola. Mi scusi, giudice, si possono mettere i giocattoli sul castello? Oh, sì, ho detto all'inizio che si possono decorare con ciò che si vuole. Tranquilla, Zinnia, prenderò delle luci decorative in negozio. Non abbiamo molto tempo, Papino. Dobbiamo terminare entro pranzo. Allora ti aiuterò io, zuccherino. Oh, Xavier! Non importa. Possono aiutare anche i grandi, se vogliono. Oh, bene! Forza, su! Costruiamo insieme un bel castello di sabbia. Posso esserti di aiuto, Elsie? Potresti decorare le mura con le conchiglie. D'accordo. Grazie mille. Sai, Zack, potrei scavare il fossato partendo da qui. Sì, ottima idea, papà. Sai dove potrei scavare il fossato partendo da qui, Zinnia? Servirebbe qualche decorazione. Perché non usiamo le conchiglie? Hanno delle forme molto eleganti. È un'idea stupenda, nonno. Oh, Zack, potresti fare anche tu così, mentre io termino il fossato. D'accordo, papà. Ehi, direi che è più che sufficiente. Avete dimenticato che è un gioco? Solo i piccoli riceveranno il premio per il miglior castello. Ma il fossato non l'ho ancora finito. Potete andare, grazie. Scusa, ma non posso più aiutarti, su. Fa lo stesso, nonno. Posso farlo da sola. Perfetto! Ecco, questa è la mia Zinnia. Ha sempre idee così originali. Senti, nonno, ci vorrebbe qualcosa che lo rendesse diverso, come hanno fatto Elsie e Zinnia. No, ma su, tu non hai portato nessun giocattolo. Mi piacevano quelle creature del mare nella piscinetta. Possiamo creare un acquario nel mio castello? Questa sì che è un'idea stupenda. Ma devo trovare qualcosa che trattenga l'acqua. Grazie, mamma. Tutto pronto, nonno. Ora posso andare alla piscinetta. Prenderò questa stella marina e questa conchiglia. Oh, quella è una cozza, su. E questa è una vongola. Quello invece è un pesciolino. Lo so, lo vedo anch'io, nonno. Negli acquari ci sono i sassi. Vado a portarli nel mio castello. Meraviglioso, Zinnia, semplicemente meraviglioso. E ora facciamo una foto con il castello di sabbia vincente. Oh no, Papino! Guarda cosa hai combinato! Oh. Scusa, mio zuccherino adorato, lo rifarò in un attimo. Non preoccuparti, sarà come lo desideri. Non c'è più nulla da fare, Papino. So che non l'hai fatto apposta. Ma adesso sono eliminata dalla gara. Non c'è più tempo per costruire un nuovo castello di sabbia. Zinnia, puoi aiutarmi a terminare il mio castello, se vuoi. Oh, grazie, su! Mi piacerebbe molto! Sei davvero gentile, su.
Gran bel lavoro, Zack. Bravo. Grazie. Le fate sul tuo castello sono incantevoli, Elsie. Grazie. E il vostro acquario è davvero stupendo, Zuesigna. Grazie. Anche il vostro fossato è molto simpatico. Oh, sì, certo. E ora fermatevi! Dobbiamo proclamare il vincitore! Voglio ringraziare ognuno di voi. Ovviamente tutti siete i vincitori, ma il premio va a... Elsie! Sì! Oh? Sei stata bravissima, Elsie! Vincerò io il prossimo anno! Il tuo castello delle fiabe è meraviglioso! È proprio bello, Elsie! Grazie, Zinnia! Oh, Xavier! Oh, guarda come sei buffo qui! Il mio bambino! È tutta colpa di quel granchietto! Guarda! Oh, ehi! Vieni qua! Torna indietro! Fermati! Ridammi il mio tramezzino, granchietto! Zoo gioca a cricket. Vai su, tira! Gol! Oh! Oh! Credi che si possa aggiustare? Oh, penso di sì, Su. Sono abbastanza bravo ad aggiustare i vasi rotti. Però la prossima volta ricordiamoci che il soggiorno non è il luogo adatto per giocare a calcio. Bene, ora dobbiamo solo mettere un po' di colla. Se soltanto mi ricordassi dove l'ho messa. Vediamo. No. Dove si sarà cacciata? Oh, oh! Finalmente, eccola qua. Grazie, Poc. Oh, nonno, guarda cosa ho trovato! Oggi picchia! Da quanto tempo non ne vedevo una! Che cos'è, nonno? Questo? Ah, è una chiappa mosche per mosche enormi! Ma dai, non è vero! Certo che non è vero, Su! Questa è una mazza da cricket! Tutto a posto, Poc. Il nonno sta scherzando. Insomma, cos'è il cricket? È un gioco. Uno dei migliori sport di tutto il mondo. È un po' difficile da spiegare, ma in pratica funziona così. Il lanciatore lancia la palla verso l'avversario, chiamato battitore, che deve colpirla. Bello! Cerchiamo una palla. Posso provare io con la mazza? Beh, certo che sì. Ma che ne diresti se andassimo a giocare fuori? È più sicuro. In giardino! Io credo che potrebbe esserci ancora più spazio in spiaggia. In spiaggia? Fantastico! Sì, ma prima è meglio se finiamo di riparare il vaso. Hai fatto benissimo, Zelda. Lasciala pure da me. Sai una cosa? Il nonno dice che... Oh, Su! Ciao, Zinnia! Ciao! Zinnia resta tutto il giorno a giocare. Oh, bene! Sì, io e Xavier dobbiamo organizzare un evento molto importante per il nostro lavoro, per pubblicizzare il negozio. E ci chiedevamo se Zinnia potesse rimanere con te. Ciao, tesoro! Ciao, Zelda! Ciao, Su! Allora, che cosa giochiamo? Su, che cosa fai con quel vaso? Io e il nonno l'abbiamo aggiustato. Davvero? Non sapevo fosse rotto. Non lo era prima. È stato un incidente, ma ora andiamo in spiaggia. Non romperemo nessun vaso là. In spiaggia? Oh, che bello! Possiamo giocare ai pirati. E io posso essere la coraggiosa regina dei pirati che solca i sette mari cercando il tesoro e...
dobbiamo giocare a cricket. Oh, e che cos'è il cricket? Beh, si gioca con una mazza e una palla. Sai se i pirati giocano a cricket? Oh, sì, lo adorano. Allora, come si gioca? Allora, il battitore sta davanti a questa porta fatta di legnetti. Il lanciatore... Che sono io? Esatto, il lanciatore lancia la palla e il battitore deve colpirla. E dopo tutti gli altri possono giocare ai pirati? Beh, forse più tardi sì, ma prima tutti gli altri cercano di afferrare la palla dopo che è stata colpita. E se la prendono, il battitore viene eliminato e tocca a un altro. Ma se il battitore colpisce bene e forte, deve correre. E dove? A quella porta di legnetti laggiù. Ogni volta che corre all'altra porta e torna, segna un punto. La squadra che colleziona più punti vince la partita. Allora, chi batte per primo? Io volevo giocare ai pirati! Lo so, possiamo giocare sia ai pirati che a cricket. I pirati, noi piccoli, contro tutti gli adulti. Sì! Ottimo! Sì! Papà eliminato! Sì! Bella giocata, Pock! Pirata Pock, vorrei dire! Sì! Bravo! Wow! Sì! 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 Dai! È mia! Oh! Oh! Visto che battuta! Che succede? Va tutto bene? Sì! Oh, guardate! Il tesoro! Il tesoro dei pirati! Ho trovato un vero tesoro dei pirati! Oh, apriamolo, 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 apriamolo! Cosa? Oh, santo cielo! Zinnia ha ragione! Abbiamo trovato un vero tesoro! Beh, non c'è dubbio, sembra proprio un tesoro. Sì, ma com'è arrivato qui? Chissà, l'avranno trasportato dei veri pirati? Oh! E se tornassero a riprenderlo? Non preoccuparti, ci sono io. Vi proteggerò tutti io dai pirati. Giusto, nonno? Sta tranquillo che lo faremo, Su. Nel frattempo, che cosa facciamo con il baule? Non possiamo lasciarlo qui. Io dico che dovremmo portarlo al museo della città. Loro sanno cosa fare. Oh! No! Oh, sono arrivati i pirati! No, non credo siano loro, Zinnia. Pock, stai qui con la nonna e sorveglia il tesoro. Credo che siano il tuo papà e la tua mamma, Zinnia. Ti dico che l'ho lasciato qui, me lo ricordo. E allora dov'è ora? Non può essersi volatilizzato. Zinnia, piccola mia. Pensavo fossi... Che cosa ci fai qui? Giochiamo ai pirati e a croquet. Cricket. Avete visto per caso un baule qui nei dintorni? Sì. Pieno di piatti, bicchieri, coltelli e forchette? Sì. Avevamo pensato di organizzare un barbecue in spiaggia per alcuni dei nostri clienti più importanti, capite? Era una promozione per il negozio.
Sulla spiaggia. Ma senza le posate per il cibo? Oh. Avete detto sì? Sì. Sì. Grazie infinite, amici. E dov'è? In spiaggia, sul campo di cricket. Seguitemi. L'ho trovato io! È stata una fortuna che l'abbiate trovato voi. Cosa sarebbe successo se l'avesse preso uno sconosciuto? Già, con tutto questo oro e argento! In realtà non si tratta di vero oro e di vero argento, è solo della plastica che sembra metallo prezioso! E smettila di fare lo spiritoso! Mancherebbe ancora un po' prima che il nostro ricevimento inizi, ma dato che abbiamo già degli ospiti e abbiamo ritrovato i piatti e le posate, che ne dite di cominciare immediatamente? Sì! Xavier, sii gentile, vai a prendere il cibo. Vengo con te, ti aiuterò. E mentre aspettiamo, continuiamo a giocare a cricket. Sì! Vai su! Vai su! Su gioca a nascondino. Ehi, Su! Ciao, Elsie! Ottimo tempismo! Stavamo iniziando a giocare. Splendido! A che gioco giocate? Ad un gioco che richiede concentrazione, pazienza e astuzia. Nascondino. Sì! Le conoscete le regole? Puoi ricordarcele, nonno. Magari Elsie le ha dimenticate. Alcune volte anch'io dimentico le cose. Ma sono molto semplici. Una persona sta sotto, chiude gli occhi e conta fino a 20 mentre i giocatori corrono a nascondersi. E poi chi sta sotto deve cercarli. Vedi che ricordi? Allora, chi di voi vuole stare sotto per primo? Io voglio stare sotto. Beh, perché proprio tu e non Elsie? Perché io sono bravissimo a contare e mi diverto a cercare le cose. Elsie invece è brava a nascondersi. Va bene, facciamo così. Ma faremo due partite, d'accordo? E per il vincitore ci sarà un premio. Perfetto, inizio a contare. 1, 2, 3, quattro. Vado dietro la staccionata. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronti o no? Sto arrivando! Oh! Tana! Mi hai trovata! Sì. Ora devo soltanto trovare il nonno. Sì! Chissà dov'è? Nel garage! Sì! Ecco dov'era! Ma nonno, che stai facendo? Io sistemo le mie cose. I miei attrezzi sono fuori posto. Che ci fanno qui questi vecchi stracci? Ma non dovevi nasconderti? Eh? Oh, hai ragione, me ne ero dimenticato. Beh, comunque ti ho trovato. È stato facile, facevo un sacco di rumore. E quindi ho vinto io. Sì, posso avere il mio premio? Aspetta un attimo, Su. Dovevamo fare due partite, ricordi? E adesso è il mio turno di stare sotto. Voi andate a nascondervi. 1, 2, 3, 4. Bene, dove ci nascondiamo? Hai qualche idea? Sì, in casa mia. 8, ma dobbiamo fare in fretta. 10. Non possiamo nasconderci insieme. Lì dietro non c'è spazio per tutti e due. Neppure se ci mettiamo in ginocchio. Possiamo provarci. Puck, ci vedi? Pronti o no, sto arrivando! No, non può funzionare. Cerchiamo un altro posto. So io quale. Dalla bisnonnina.
dietro le sue tende. Sì, andiamo. Oh, ciao, miei cari. Che bello vedervi. Siete stati gentili a venirmi a trovare. Bisnonnina, non abbiamo tempo per i baci. Dobbiamo nasconderci in fretta. Sto arrivando. Presto, tuo nonno sta arrivando. Oh, beh, allora entrate e sbrigatevi. Perfetto. Sarò muta come un pesce mentre state nascosti. Qui non ci troverà mai. Oh? Dov'è Pock? Lui non gioca con voi? Oh, sì, come sempre. Scusa, Pock. Sto arrivando. Oh, tutto bene lì dentro? Non è un po' stretto? No, va benissimo. Bisnonnina, il nonno sta arrivando. Finirà per scoprirci. Dobbiamo essere molto silenziosi o ci troverà. Oh, in tal caso, non una parola di più. Oh, si può essere più scortesi. Non vi ho chiesto se volevate della cioccolata. Ve la preparo? No, bisnonnina, stiamo giocando a nascondino. Oh sì, dimenticavo. Che sciocca che sono. Siete proprio sicuri? Sapete che le mie cioccolate sono squisite. Se continuo a parlare, il nonno ci troverà sicuramente. Che facciamo? Oh, vediamo chi c'è qui. Sapete che vi dico? Preparo a tutte e due una bella cioccolata. E faccio una tazza in più anche per quando arriverà il nonno. Bene, bene, credo di sapere dove si nascondono due piccole zebre. Trovati! Ah? Oh. Mi spiace, non è valido, nonno. La bisnonnina ti ha aiutato. Io? Lo rifacciamo, vero? Ma certo che sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Dove ci nascondiamo? Andiamo a casa mia. Oh, giusto. Il nonno non verrà di certo a cercarci lì. Scusa la confusione. Meglio, troveremo un posto migliore per nasconderci. Che cosa sento? Ci sono due piccole zebre che stanno giocando a nascondino? Sì, dove ci nascondiamo? Vediamo. Che ne dici di camera tua? Voi state buoni e tranquilli e io non parlerò con nessuno. Grazie, mamma. Oh? Oh! La tua camera mi sembra molto ordinata. Sì? Ci mettiamo là? Sì! Prego, dopo di te, Pock! Credo che mi abbiano lasciato un indizio. Avanti! Salve! Suppongo che tu non abbia visto due piccole zebre da queste parti, non è vero? Oh! Ma questo è quello che io definisco un ritratto magnifico! Ti somiglia molto! Beh, sai com'è? Ho avuto una modella paziente! Oh! Uno specchio! Beh, sarebbe difficile fare un autoritratto senza... Ma è impossibile tenerlo e dipingere allo stesso tempo? Senti, se vuoi posso aiutarti. È gentile da parte tua. Da quanto tempo siamo nascosti qui? Anni, forse. Usciamo, Su? No, come ha detto il nonno, per vincere bisogna essere pazienti. E io voglio vincere quel premio. E anch'io. Ma che sta facendo tuo nonno? Vuoi vedere che si è dimenticato di nuovo? Senti, apriamo un po' la porta e guardiamo che succede. Va bene. Shh. Shh. È fatto. Ora dovrebbe andare. Ta-da!
Non c'è bisogno di tenere lo specchio. Oh, ti ringrazio tanto. Adesso è perfetto. Nonno, che stai facendo? Non dovevi venire a cercarci? Nascondino, ricordi? Ok. È vero, scusatemi, piccoli. Quando c'è qualcosa da sistemare mi scordo di tutto il resto. Già. E così, stavolta ho perso. C'è qualcuno qui? Sì! Vediamo. Uno, due, tre. Dato che non sono riuscito a trovarvi, credo proprio che abbiate vinto. Sì! Sì, avete giocato bene a nascondino. Siete stati molto pazienti. Meritate un bel premio, che... Sì? Che... Il regalo è... un ritratto di tre grandi campioni di nascondino. Sì! E io credo di avere un'idea su come realizzare dei costumi per dei campioni di nascondino. Ecco fatto, guardate. Che ne dite? Forte! Sembriamo davvero dei grandi campioni di nascondino. Perché possiamo scomparire ogni volta che vogliamo. Ma dove saranno andati quei due? Ah già, di nuovo a giocare a nascondino. Eccoci qua! Su e gli alieni. Bello! Stupendo! Oh, è l'ultimo film di alieni che avevamo, nonno. Pensi che gli alieni arriveranno sulla Terra? Oh, questo non lo so. Ma so che lo spazio è molto grande. Probabilmente sono là fuori. Sono nostri amici? Oh, ma certo che sì. Credo che vorrebbero sapere tutto di noi zebre. Forte! Beh, mentre aspettiamo che vengano a trovarci, andiamo a giocare, Elsie. Oh, bene, piccoli, divertitevi. Oh. Ehi, Mia, prendi questa. Fantastico! Hai visto anche tu? Sì! Forte! Gli alieni stanno atterrando. Vado a dirlo al nonno. Nonno, nonno! Vieni presto! Sono arrivati gli alieni! L'astronave è qua fuori! Sei proprio sicuro, Zu? Forse era solo un aereo che volava basso. No, non sembrava un aereo, mamma! Dai, vieni, nonno! È volata laggiù! Che state combinando voi due? Mamma! C'è una grande astronave con dentro tanti alieni. Non riesco a vederla, Su. Dobbiamo andare a cercarla. Subito! Voglio fare amicizia con loro. Magari ci porteranno sull'astronave. Posso andare a cercarli anch'io, mamma? Sì, ma solo se c'è anche il nonno di Su. Va bene, mamma. Divertiti. Dai! Prepariamo un po' di cibo per gli alieni. Chissà se questi alieni saranno affamati. Ma certo, nonna. Hanno fatto molta strada, sai. Avranno una fame spaziale. Oh! E ora che c'è, Su? Come mi presento ad un alieno? Gli dico, ciao, signor alieno, o salve, signor alieno? Beh, credo che sarebbe gentile se tu gli dicessi, ciao, io sono Su. Benvenuti sulla Terra. Poi fai un inchino così. Perfetto, ben fatto. Ogni alieno sarebbe felice di essere accolto così. Forte! Coraggio, Elsie. Corriamo dal nonno adesso.
abbiamo i panini! Ah, Zoo, ecco il kit da cercatore d'alieni. Un kit da cercatore d'alieni? Una fotocamera, una videocamera, un binocolo, una lente d'ingrandimento, una penna e un taccuino. Grazie, nonno! Forza, Elsie! Andiamo a cercare gli alieni! Sì! Forse gli alieni avranno un po' paura di noi. Dobbiamo fargli vedere che vogliamo essere amici. Ma non sappiamo dove siano. Cerchiamo le loro tracce, come fanno nei film. Oh, a volte le astronavi lasciano delle bruciature. Niente, non c'è nulla. Neanche una piccola traccia. Abbiamo bisogno di un piano. Tu riprendili con questa, Elsie. E tu, nonno, prendi il binocolo e guarda se sono lontani. Bella idea, Zoom. Io farò delle foto e prenderò appunti. Forza, da questa parte. Fate piano, non spaventiamoli. Cos'è stato? Ops. Oh, andate laggiù! Ho visto dei cespugli che si muovevano! Wow! E se fossero loro? Ci pensi? Il primo incontro di una zebra con un alieno! Oh. Oh. Forse svolazzano in aria! È per questo che non lasciano impronte! Sarebbe bellissimo, vero? Forse sono su un albero! Già, potrebbero essere ovunque. Proviamo tra le aiuole. Ho visto un film in cui amavano i fiori. Forse hanno cambiato colore. Lo facevano in un film. Si intitolava Alien 4. Oh, sì, l'ho visto anch'io. Diventavano del colore dei fiori. Oh, sì, ricordo. Adoravano il profumo dei fiori. Ah, sì, potrebbero essere qui. Cercare alieni fa venire fame. Già, anch'io ho un po' di appetito. E facciamo un picnic. Magari gli alieni sentono l'odore del cibo e ci raggiungono. Sì! Forse sono timidi. Cerchiamo di ascoltare. Oh no! Ho lasciato la videocamera vicino all'albero. Presto! Elsie, la videocamera è accesa. Forse ha filmato gli alieni. Oh. Avete sentito? È l'astronave. Ripresa astronave, ma non avvistata. Dove saranno andati? Forse sullo scivolo. Oppure sulla giostra. Andiamo, al parco giochi. Guarda, lo vedi? C'è una cosa argentata che si sta muovendo. È un extraterrestre. È piccolo per essere un alieno. Deve essere il pezzo di una tuta spaziale. Foto di una parte di tuta spaziale aliena. Cos'è stato? Controlliamo. Ciao, Zoo! Sei tu, Zack? Pensavo fossi un alieno. C'è un'enorme nave spaziale argentata! Dove? Dove l'hai vista? Laggiù, da quella parte. Ma è dove Puck ha trovato il pezzo di tuta spaziale? Forte! Oh, ciao a tutti! Ciao, zio Xavier! Anche tu stai cercando gli alieni? Zack e il signor Zoe hanno visto un'astronave. Veramente non è un'astronave aliena, Zoo. Sì, forse gli somiglia, ma è una mongolfiera. Era legata e si è sciolta. Devo riportarla indietro, la sto cercando dappertutto. Ma abbiamo sentito un sibilo, tipico di un'astronave. Le mongolfiere non sibilano. Pro-
Probabilmente deve esserci una perdita e l'aria sta uscendo. Ecco perché fa quel rumore. E questo cos'è? È solo un pezzo della mia mongolfiera. Niente alieni, allora? Niente invasione della Terra? No, almeno non oggi, Zoo. Oh, guardate, eccola! È laggiù! Il mio pallone! Il mio pallone! Fermatelo! Ti teniamo, zio! Sì! Non so come ringraziarvi. Come ricompensa per l'aiuto, perché non venite allo spettacolo della mia mongolfiera? Sì! Oh, sì! Da questa parte, venite tutti! Ho una bella sorpresa per voi! Vi presento i miei amici extraterrestri! Ciao! Io sono Zoo. Benvenuti sulla Terra! Oh, non sapevo che gli alieni ballassero! Ciao, Zoop, abitante della Terra! Io sono... Zia Zelda! Wow! Zinnia! Stiamo promuovendo lo Zebra Space Club. Volete unirvi a noi? Oh, sì! Anch'io! Anch'io! Ora siete tutte e tre zebre spaziali. Yeah! Yeah! Un giorno gli alieni arriveranno davvero. E quando accadrà, io sarò pronto.